Ciao ragazze, benvenute e bentornate sul mio canale Let's Talk About. Altro video, altra recensione su un profumo storico, Maison Dior. Stiamo parlando di Diorissimo Eau de Toilette. Allora, Diorissimo Eau de Toilette è stato uno dei miei acquisti più folli, nel senso che io non ho niente a che fare con questa profumazione qua. Sicuramente adoro alcuni profumi veramente floreali freschi, però così freschi non ne ho mai portati. All'inizio ho voluto acquistarlo sinceramente solo per averlo nella mia collezione, perché penso che il vero profumo al mughetto l'abbia fatto davvero Dior con la sua creazione nel 56 del Diorissimo classico. Ovviamente qua stiamo parlando di una riformulazione. Io ho scelto tra l'altro l'eau de toilette molto più leggero dell'eau de parfum, che nasce nel 2009. Le note all'interno sono tre, molto puliti, linearissime, ovviamente molto cristalline. Abbiamo l'ylang ylang, il mughetto e il gelsomino. Chi si intende un po' di note di profumi sa perfettamente che queste note sono davvero molto effimere. Infatti la versione originale del 1956 è un profumo un po' più, come posso dire, duro, molto più verde, molto più pungente. Ci sono un sacco di note in più che ormai adesso non possono essere neanche più utilizzate, pensate. Questa quindi rimane più che altro una rivisitazione di quello che è stato il suo predecessore. La versione tra l'altro de toilette è così leggera che a volte faccio fatica a sentirmela addosso. La meravigliosità di questo profumo è che il protagonista indiscusso è il mughetto, è il vero odore del mughetto. Certo, ci sono qualche nota, ad esempio in apertura di Ylang Ylang, molto più dolce del mughetto, e c'è qualche sentore di gelsomino, però se devo dirvi la verità, e ovviamente ve la dico, ciò che si sente dall'inizio alla fine è il mughetto. È un profumo delicatissimo, sembrano un po' quei profumi di fatina, molto dolci, molto delicati, floreali, quei profumi quasi da bambina, se vogliamo. È un profumo che appena spruzzato è veramente molto dolce, molto floreale. Sembra quasi di avere un bouquet di mughetti in mano, candidi, bianchi, soavi, tranquilli, quei profumi molto delicatissimi, che devi ovviamente andare vicino al bouquet di mughetto per sentirlo. La persistenza di questo profumo ovviamente è veramente bassa. Io da un 1 a 10 darei un 4. Il suo voto sillage invece darei un 6 su 10, perché comunque si sente, il gelsomino è uno di quegli odori che ti attira subito, ma poi ovviamente via via diventa sempre di più un profumo intimo, quindi come vi dicevo prima bisogna proprio avvicinarsi alla persona che lo porta per poter sentire e inebriarsi di questo meraviglioso mughetto che è intrinseco in questo profumo. Per dire ragazze, se vi piacciono i floreali e non siete alla ricerca di un profumo impegnativo, bensì un profumo delicato, un profumo che va bene per la primavera, un profumo che comunque è molto fresco anche in realtà per l'estate, quindi non volete avere quei profumi impegnativi, pesanti, e anche non volete avere quei floreali molto avvolgenti, il mughetto è uno di quei fiori che non stanca mai in realtà. E quindi vi consiglio di andare a sentire questa meravigliosa creazione di Dior, Diorissimo, in versione eau de toilette. La versione eau de parfum io l'ho sentita, è un po' più carica, un po' più calda addirittura, che secondo me stonava un po', nel senso che si discostava troppo dalla creazione di Christian Dior, che appunto è venuta nel 56, di questo profumo che quando è nato era il primo profumo ufficiale al mughetto. Ragazze, anche per oggi il video è terminato. Sono molto contenta di avervi dato la mia opinione per quanto riguarda Diorissimo, che è un profumo sacro, una parte storica dei profumi floreali, il primo vero profumo al mughetto. Se conoscete il profumo o comunque volete darmi la vostra opinione, lasciatemela qui sotto nei commenti. Lasciatemi un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritte e ci vediamo al prossimo video. Let's talk about!